La crisi dei 30 anni. Vorrei leggere e commentare con voi questo carosello della psicologia positiva per varie ragioni. Innanzitutto perché una delle domande più frequenti che mi fate è: ma fare il medico non è un percorso troppo lungo? E un'altra è: ho 20, 30, 40 anni. È troppo tardi per fare medicina? Per rispondere alla seconda domanda, sto lavorando a un video da circa 4 anni, 5 anni, cioè, allora. Sono andato a vedere l'ultima volta che ci ho messo mano, è stato il 19 gennaio alle 14:31 e adesso vi faccio vedere, questo è il testo, veramente beh, ci sto impiegando veramente tantissimo, ma per un motivo pratico, sto anche raccogliendo tutta la bibliografia e vabbè, prima o poi uscirà questo video. Ma per rispondere a queste due domande bisogna tenere conto di alcuni aspetti che vengono toccati in questo post. Andiamo a leggerlo insieme. Alto un secondo, ti è utile questo contenuto? Te ne vorrei portare tanti altri, ma per farlo occorrono molte risorse: strumentazione, tempo, videomaker, grafici, programmi, eccetera. Quello che puoi fare proprio ora è sostenere questo progetto offrendomi l'equivalente di un caffè al link che trovi qui sotto oppure entrando nella community. Tutto verrà usato per portarti sempre più contenuti. Inoltre puoi iscriverti al canale, mettere mi piace e condividere questo video. In questo modo ci farai crescere e ci permetterai di collaborare con realtà sempre più importanti e dunque portarti nuovi contenuti. Perciò proprio tu puoi fare tanto per questo progetto. Raggiunta questa età, le persone possono iniziare a percepirsi nel posto sbagliato come se non riuscissero ad adattarsi. Nel caso di un percorso formativo piuttosto lungo, può farsi strada l'idea di essere in ritardo. Un comune momento critico è tra il terzo e il quarto anno di medicina. Perché? Perché in quel momento vedi tantissimi dei tuoi conoscenti laurearsi, cioè coloro che hanno scelto una triennale, a quel punto riescono già a raggiungere, diciamo, un checkpoint, un qualcosa di concreto. Mentre tu, studente di medicina del terzo o quarto anno, hai ancora davanti 4 anni nei quali sarai studente, mentre il tuo compagno di banco del liceo, sarà già il dottore o la dottoressa Rossi e magari sì, farà la magistrale, ma ha 2 o 3 proposte di lavoro, ha fatto già un anno all'estero, mentre tu stai ancora cercando di capire come fare a incastrare i tirocini con le lezioni. E quindi davvero questo senso di essere in ritardo, di non avere niente in mano, di essere rimasti miseri studenti, e questo poi magari è anche aggravato da come purtroppo si è trattati da professori o dai tutor in reparto, ha davvero un impatto, però vi posso assicurare che è assolutamente normale. Però potrebbe essere anche utile, se questo dovesse essere soverchiante o sentite che è una limitazione, cercare aiuto da dei professionisti. La vita diventa noiosa, ripetitiva. Tutto sembra andare nella stessa direzione, ogni giorno uguale a se stesso, anche il divertimento inizia a perdere il suo sapore. Sì, quando cominci a uscire il sabato e non attendi più il sabato come se fosse il momento della settimana, l'exploit, è un po' un giorno come tanti, anzi quasi quasi sei la scusa per non uscire, sei più contento, più contenta, comincia a diventare riesco ad andare a letto presto, a farmi le mie cose, oppure non devo render conto a nessuno, vado, mi chiudo in camera, stop. O se esci, ti guardi intorno, dici, cavolo, però, carino, carina quella ragazza, caspita, 10 anni meno di me. O magari sei tu stesso a fare la battuta, guarda che poi ti arrestano, eh. Quindi a un certo punto c'è proprio quello scollinamento. E io mi ricordo la prima volta che mi è successo magari di vedere una ragazza molto carina ma molto molto giovane, e la mia testa ha deciso di mandarmi questa ammazzata e mi ha detto: potrebbe essere tua figlia. Cosa ovviamente non vera, però per la serie vocine simpatiche nella testa che ti tengono sempre sul timonale e ti sostengono, ecco. Perché ovviamente se qualcuno ha 19 anni e tu ne hai 25, 26, 27, 28, 29, 30, difficilmente può essere tuo figlio o tua figlia. Però ecco, si perde la capacità di vivere nel presente come se si stesse ricontraendo qualcosa che non arriva, oppure ci si sente persi dietro impegni che vengono sempre rincorsi. Sì, la rincorsa degli impegni è veramente la costante. Hai sempre qualcosa da fare che non riesci mai a fare. Anche in questo momento sto registrando questo video, ma sto pensando alle cose che non sto facendo per essere qua a registrarlo e che dovrei fare e che si stanno accumulando. E quindi poi scriverò su un foglietto volante le cose che non ho fatto ma che devo fare per poi ordinarle in ordine di priorità, che poi non rispetterò, e quindi mi sentirò in colpa per non averlo rispettato, eccetera, eccetera. Quando il percorso di vita ha subito dei ritardi o bruschi rallentamenti, si inizia a perdere il senso delle cose.
facendo strada a possibili risposte depressive. È per questo che vi dicevo, in merito alla, diciamo, crisi del terzo quarto anno, ma in generale, che è importante rivolgersi a dei professionisti nel caso ne sentiate la necessità. E trovo che sia anche importante parlarne apertamente, come sto facendo io oggi qui con voi, perché, che se ne dica la normalizzazione eccetera eccetera, c'è ancora lo stigma verso coloro, in particolare se sono professionisti sanitari, di rivolgersi a psicologi e psichiatri. Io ho anche sentito, fortunatamente non rivolte a me, ma sono cose che hai sentito e anche se le vivi per interposta persona ti toccano e ti segnano, frasi dette a miei colleghi che adesso sono bravissimi, che però da studenti o da neolaureati avevano difficoltà a gestire lo stress da esami, da lavoro eccetera. Ah, ma se hai difficoltà adesso, come pretendi un domani di essere medico e di gestire i pazienti? Spoiler: avere difficoltà con gli esami, avere difficoltà nella gestione dello stress da esame ha correlazioni solo relative rispetto a essere un domani un bravo professionista, medico, infermiere, professionista sanitario in genere, eccetera. Certo, bisogna acquisire degli strumenti e saper gestire lo stress è importante, ma se quando andate a dare l'esame di clinica medica vi impapinate, andate in confusione o non vi ricordate la terapia dello scompenso cardiaco, questo non vi impedirà domani di diventare bravissimi medici, magari ortopedici, però... Scherzo, ovviamente è una battuta, ma era per stemperare. Perché si può diventare bravissimi internisti anche se l'esame di clinica medica non è stato brillante. Quindi qui due concetti importanti: rivolgersi se si sente la necessità a professionisti, psicologi, psichiatri, e l'altro punto, avere queste necessità o delle difficoltà non è direttamente correlato a quanto poi si diventerà bravi medici, bravi infermieri, bravi biologi, eccetera eccetera. Prendere decisioni impulsive è uno dei sintomi di questa crisi, che vede il suo protagonista rincorrere gli eventi anziché sentirsi padrone del proprio destino. Verissimo. Perdere interesse per la cura personale, gli hobby o avere un aumento dei sintomi d'ansia a causa della perdita di senso peggiora le cose. Ecco, questi sono tutti segnali d'allarme che, come vi dicevo prima, vi dovrebbero far pensare e considerare l'idea di rivolgersi a un professionista. La pressione sociale sul costruire una famiglia inizia a farsi sentire, specialmente per le donne che si trovano a scegliere tra lavoro e famiglia. Purtroppo anche questo è vero, quelli che vi fanno passare la narrazione ce la farete, potete fare tutto, potete essere maratonetti, astronauti, avere 20 figli, essere chirurghi stando 25 ore in sala operatoria al giorno, fare palestra, essere soddisfatti della propria vita, vi stanno vendendo fumo, perché a qualcosa si deve sempre rinunciare e non si può fare tutto. Vi rimando al mio post e anche al mio video che ho chiamato tipo "Spesso il cuore non basta", una cosa del genere, però lì entro proprio in merito a questi punti. Ma dobbiamo anche dire che molti vedono tappe importanti della vita bruscamente posticipate a causa di un sistema che non è in grado di offrire opportunità professionali sempre adeguate o che non è capace di assorbire chi proviene da una formazione universitaria. E anche questo è verissimo, purtroppo c'è un problema di formazione, c'è un problema di riconoscimento del merito. In Italia, parlo in particolare per medicina, ma vale anche per infermieristica e professioni sanitarie, puoi avere una formazione eccellente, ma o devi essere raccomandato o devi essere fortunato. Fortunato in che senso? Ti trovi bene con le persone con cui lavori, che decidono di formarti, di investire su di te, capiti magari in un momento favorevole, perché una persona in più o in meno può cambiare tutto, trovi la persona che decide di investire il proprio tempo su di te e di formarti, ma c'è il grosso problema di totale mancanza di standardizzazione. Puoi impegnarti quanto vuoi, stare 20 ore in un ospedale, ma se non trovi le condizioni pratiche, magari effettivamente non c'è abbastanza casistica, o di persone, qualcuno che veramente creda in te e voglia investire su di te, sulla tua formazione, rischi, nonostante tu investa tantissimo del tuo tempo, comunque di non essere adeguatamente preparato o preparata. E questa è un'enorme falla del sistema formativo italiano. Specialisti che sono specialisti solo sulla carta, ma non nella realtà. E questo purtroppo è particolarmente vero in chirurgia. Ed è il motivo per cui sempre meno persone scelgono di specializzarsi in queste branche. Trovarsi in ritardo per fattori esterni può indurre a situazioni di elevata frustrazione, vivendo la dissonanza cognitiva di chi ha fatto come gli è stato insegnato. Università, lavoro sodo, ma poi si è ritrovato incastrato in una situazione difficile, sottopagato rispetto alle esigenze sociali. È quello che vi dicevo prima, un lavoro sodo, continuo,
studio, formazione, mi fermo in più, faccio orari oltre ai miei, cerco di impegnarmi, ma poi il gioco vale la candela? Purtroppo non sempre. Fatemi sapere i vostri pensieri e le vostre esperienze qui nei commenti. Vi ricordo l'importanza per aiutarci a crescere e raggiungere sempre più persone di condividere questo video su tutti i vostri social, sostenere il progetto entrando a far parte della community di Patreon, grazie alla quale potrete avere direttamente un contatto con me e con il mio team, oltre che ad avere video in anteprima e in esclusiva, fare una donazione al link che trovate qui in descrizione e potete anche iscrivervi al canale e lasciare un bel like. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do l'appuntamento a un prossimo video. Ciao!